Salve a tutti ragazzi, eccoci qua, arrivati a questo nuovissimo video. Siamo tornati con numero episodio, non mi ricordo più, forse il 28, 27esimo episodio. Lo vedrete nel titolo, tanto scritto, con la carriera allenatore insieme a Don Matteo. E oggi andremo a fare tre partite veramente importanti. Andiamo a vedere il calendario. Dovremo sfidare il Torino in trasferta, poi il Tottenham, che non mi ricordo dove, se in casa o in trasferta, non mi ricordo. Ed infine la Juventus, quindi un bel inizio tosto. Siamo in campionato esattamente quinti, con 5 punti di distacco dalla Juventus. Non è male. Il Torino esattamente sta quindicesimo con 9 punti. Non male neanche per lui, però la nostra rosa purtroppo è messa un po' male. Abbiamo Chiesa subito titolare dopo l'infortunio, ragazzi. Non ve l'ho fatto vedere forse l'altra volta. C'è un cazzo di infortunio assurdo e starà fuori per un bel po', sì, ma un bel po' veramente, perché guardate qui, 7 mesi, si è rotto il legamento crociato anteriore, quindi siamo un po' sfigati. Vi chiedo subito di lasciare un like, scrivere al canale se ancora non l'avete fatto, Facebook, Instagram in descrizione, lo so, sto un po' esagerando con Monster Hunter World, vi ho fatto vedere gli ultimi 3 video solamente Monster Hunter World, senza svariare un po', però ve l'ho già detto, quando saranno i 2 video a settimana. Ovviamente sarà concentrato su Monster Hunter. Quando invece saranno 3 video per la settimana, uno di Monster Hunter, gli altri due andremo a cazzeggiare come facciamo oggi insieme al mitico Cagliari Calcio. E poi venerdì uscirà un video sulla carriera allenatore con il Luton Town. Quindi non perdetevelo, perché mi sono fatto il culo per finire la stagione in tempo, perché comunque sto facendo 100 cose durante la giornata. Quindi spero voi apprezzate il secondo episodio. Vedrete poi cosa sarà successo. Speriamo di vincerla questa, perché mi serve vincere. Ci vediamo agli highlights. Siamo Torino-Cagliari. Torino-Cagliari, dobbiamo vincere per forza. Ecco qui, dovevamo vincere. 6 minuti, abbiamo già subito un gol. Mi sto già incazzando, non va bene, non va bene, non va bene. Attenzione, Nicolò! Nicolò! Che cazzo ti sei sbagliato? Nicolò! Non era in fuorigioco, Enrico. No! Porca puttana, Niccolò Barella. Oh, vabbè, Harry Winks. Con tutte le cose che potevi fare, proprio prendere la traversa, non fare un Eurogol, eh. Dalla cutrone che sta in fuorigioco. Puttana ladra. E vabbè, Chiesa. Ringrazia che sono credente, porca puttana. Attenzione, Gomez! Vabbè, dai, va bene comunque. Dai. Batti sto cazzo di calcio d'angolo. Corto per Caldara, che ci poteva arrivare, però. Non da no, dai, non fischiamo il fine partita, cazzo! Va bene, però. Vai, Barco! Che cosa mi ha tolto? Che cosa mi ha tolto? Che cosa mi ha tolto? Che cazzo mi ha tolto? Non ci voglio credere. Pam! 1-1! Non so chi tu sia. Harry Winks! Ma c'è troppo eco. Devo chiudere la porta, però. 1-1. Che cazzo di azione. Adesso dobbiamo pareggiare. Cioè, dobbiamo andare a vincere in qualche modo. Raga, la proviamo con un cutrone da questa parte. Proviamo a sparare una potenza di tiro. Perché tanto a 90 di tiro, infatti. Meglio un calcio d'angolo che sbattere la palla fuori e darla a loro come rinvio dal fondo. Porca puttana! Harry Winks! Non ci credo! Non ci credo, Paolo! No, 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 no! Non me lo merito! Non me lo merito! Non me lo merito! Non hanno fatto niente! Non hanno fatto! E si è anche scaricato il joystick! Non ci credo! Non ci voglio credere, perdere così al 90esimo fa venire il nervoso. Già non ci abbiamo giocatori, cazzo, in più devo perdere tutte queste partite. Ma non fa, non posso parlare. Non posso parlare, porca di quella puttana, Belotti. Vaffanculo! Farago venduto. Un ragazzo l'altra volta mi ha scritto nei commenti, vi faccio vedere adesso il commento, di non venderlo, però. Ormai non faccio più a tempo. Purtroppo ha accettato il trasferimento. Adesso ci andiamo a sfidare il Tottenham. Non so come cazzo sfidarlo io il Tottenham. Allora, questi saranno gli 11 titolari. Ho solamente cambiato Mata.
per me, cioè ho messo Mata al posto di Cutrone perché lo faccio entrare direttamente al secondo tempo e Vitinho rientra come avevo fatto col Torino, sempre al secondo tempo perché sono un po' stanchi e quindi devono riposarsi giustamente sti bastardi. Se perdiamo oggi possiamo dire tranquillamente di essere fuori dalla Champions League perché loro andrebbero a 8 e noi siamo a 2, quindi non è che ci sia molto da dire, rimarrebbero 6 punti di distacco che sono incolmabili, però mai dire mai, anche un'Europa League non mi dispiacerebbe. Voglio la Champions, che la vorrei vincere, anche se non riesco a vincere il campionato, che ci sono squadre molto più scarse. Dubito di riuscire a vincere anche la Champions, però provare non costa niente. Però poi mi dovete spiegare io come riesco a marcare Harry Kane, Eriksen, Wainama, Dele Alli, cioè praticamente c'hanno il mondo. Vabbè. Mata! Primo gol! Con la mano del Cagliari sotto le mie mani, nel senso che lo uso io e non simulata, anche se penso che non abbia segnato proprio in tutto il campionato da quando c'è. Che cazzo di gol! Bel gol, solo che un particolare mi si è rotto Caldara, anche se è ancora in campo, infatti non lo toglierò, però dico, si è fatto male, c'ha la croce rossa, però va a far Napoli, cioè non me ne sbatte niente. Oh! Che cosa ha tolto Cragno Ragno? Che cazzo ha tolto Cragno Ragno? Porca puttana! Enrico Chiesa! Enrico Chiesa! 2-0 contro il Tottenham! In questo momento, per il momento, abbiamo riaperto la corsa alla Champions. Inizio secondo tempo, sempre belli tranquilli e calmi. Ho fatto solamente un cambio anche. Si è fatto molto a malincuore perché Angel Gomez stava facendo una partita assurda, però era molto stanco, di conseguenza l'ho dovuto togliere, ho fatto entrare Vitinho che è molto più fresco rispetto a Angel Gomez, anche se, ripeto, a malincuore mi dispiace, però dobbiamo cercare di portarcela a casa. E i giocatori freschi servono perché anche loro faranno dei cambi e quindi è quello l'importante. Vitinho! Vitinho! 3-0! Harry Kane chi? Harry Kane chi? Harry Kane, che? Non lo sento, non lo sento perché siamo 3-0. Mata, Mata. Per poco non fa la doppietta personale al 70esimo. Eriksen ufficialmente esce perché così non rompe i coglioni, entra Dele Alli. Quindi buono per loro, ma non per noi. Che dobbiamo continuare a giocare così. Guardate come cazzo si gioca. Dietro da Cranio, vaffanculo, va. Stavo per prendere gol, però. Meno male. Harry Kane chi? Però mi ha segnato. Però intanto 3-1 te lo sei preso. Pezzo di merda inglese, bastardo. Mata! Ancora lui di testa al 90esimo. Contro la telecamera. Perché se lo merita questa doppietta? Se l'è meritata questa doppietta. Cazzo. Un bellissimo stacco di testa su assist di Barco. Tanta roba. Vinta. Vaffanculo. Vaffanculo. Vinta, 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 vinta. Mamma mia, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo portato a casa un ottimo risultato. Il Paris Saint-Germain ha vinto. Di conseguenza il Brøndby IF rimane a 2 punti, noi andiamo a 5, il Tottenham rimane a 5, il Paris Saint-Germain se ne va via lontano proprio, ma lontano. Ok, questa è la formazione titolare che andrà a giocare oggi contro la Juventus. L'unico cambio rispetto a quella del Tottenham è che c'è Cutrone, un'altra volta al posto di Mata. Ovviamente se vedo che non c'è un cazzo da fare, metto anche lui in campo, visto che comunque contro il Tottenham mi ha fatto una bella doppietta. Allora, controlliamo 2 secondi la classifica, la Juventus comunque doveva rimanere prima. No, è terza, 25 punti. Ci vuol dire che. Ah, vabbè, perché ha una partita in meno comunque. Ecco perché. Noi, se giochiamo bene, andiamo a 20 punti, che non sono male, perché comunque rimaniamo a meno 5 dalla Juve, che non è male, 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 male proprio. Però, vabbè, ci proviamo. Non è che ci dobbiamo fasciare la testa. Ormai, comunque, il campionato è mezzo. Mezzo a quello. E comunque, raga, io sto tenendo in porto sempre questa trattativa perché vorrei vendere Cutrone e prendermi lui, perché è veramente forte. Perfetto, siamo pronti. L'agenda, 5 minuti, tempo è buono. Giochiamo con la formazione ultra titolare.
L'arbitro è Gianluca del Tarano e siamo pronti. Attenzione! Attenzione! Il bomber Patrick Cutrone 1-0. Cutrone? C'era quasi per la doppietta? Ma veramente mi vuoi dire questo? Porca miseria. Dalla Nicola. Tira subito però, grandissimo Enrico. Che vedi, Cutrone? 2-0, 2-0, 2-0. La Juve è troppo vecchia in difesa. Subisce un po' troppo. Vabbè, stava entrando anche il tiro di Enrico Chiesa, che me l'hanno tolto dalla riga della porta. Va bene lo stesso, va bene lo stesso. Non ci credo, dopo l'azione fenomenale che abbiamo fatto. Non ci credo, non ci credo. Harry Winks, cosa ti sei mangiato? Porca miseria, va bene lo stesso però, dai. Mamma, vabbè, non dico niente. Che cosa mi ha tolto qui, cranio? Esperienza internazionale. Attenzione però, attenzione, Dybala si sta svegliando, è già il secondo tiro che mi fa in pochissimo tempo, ha beccato l'incrocio, non era un tiro normale. Comunque guardate qui la statistica, 4 tiri, 4 tiri in porta, 50% di realizzazione, è ottimo, però andiamo a reggere perché altrimenti qui uno lo subiamo, se continuiamo a subire tiri. Tre cambi, tutto in una botta, ho messo esattamente Busquets al posto di Winks, che è praticamente morto, non ce la fa più a furia di giocare tutte le partite. Poi ho messo Vitinho al posto di Angel Gomez ed infine Mata, perché comunque poverino raga, cioè se l'è meritato, è pur sempre molto più scarso rispetto a Cutrone, però da una mano notevole e meno male che Cuadrado c'ha i piedi quadrati. Ma stiamo scherzando. Che gol ha fatto Barco, raga. Li voglio umiliare. Guardate come esulta Barco sotto la curva. Alla CR7. Gol di testa, bellino. Ma qui Buffon comunque un po' di pecche. Avendo 42 anni, non c'ha più i riflessi di quando ne aveva 22. Sì, vabbè, se pensi di segnare così, Dybala. Non segnerei mai a Cranio Ragno e finisce la partita. Umiliata anche la Juventus successivamente dopo il Tottenham. Cioè abbiamo fatto praticamente 7 gol e uno subito in due partite, anche se comunque una l'abbiamo persa, che è quella contro il Torino. Quindi in complessiva abbiamo subito 4 gol in 3 partite, ma ne abbiamo fatti la bellezza di 9. Ed è tanta roba, ed è tanta roba. Quindi andiamo a 20 punti, la Juve rimane a 25. Lo vedete, il Torino comunque ne ha preso una sussa dalla Lazio. Vediamo un attimo la classifica, siamo sempre sesti perché comunque il Milan e il Bologna hanno giocato bene, sicuramente hanno fatto punti. Siamo meno 2 dal Milan e rispettivamente meno 4 dal Bologna. La fetta della classifica non è molto lontana, le ultime tre sono Spal, Empoli e Crotone. Una classifica un po' così. Andiamo ad allenare velocemente i giocatori e poi chiudiamo anche il video. E vi saluto con un Romagna che sale di livello, esattamente livello 74. Quindi ragazzi, il video per oggi può concludersi qua, mentre che va avanti il calendario vi chiedo di lasciare un like, iscrivervi al canale se non l'avete fatto, Facebook e Instagram in descrizione, abbiamo una bella offerta per Cutrone, ma alla Roma non lo mando, cioè se me lo chiede una squadra diversa da una italiana posso anche accettare. Comunque, vi ho detto di tutto in descrizione, i miei relativi link, il link del mio grafico. Quindi ci vediamo direttamente mercoledì con un ennesimo episodio di Monster Hunter World, che per certe persone può non piacere. Certo, può non piacere, però a me piace, quindi ve lo continuo a portare, tanto so che qualche viso la strappo sempre. Ci vediamo mercoledì. Venerdì tutti attivi perché c'è il Luton Town pronto a scalpitare nel canale. Bella.